Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro. Ci hanno seguite. Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello. E sono pronta a rifarlo, se serve. Parli come una vera uditore. Finalmente siete tornati in voi. Alla buon'ora, dico io. Chi va là? Salute anche a te. Ezio! Aspettavo mia moglie. Chissà perché, non mi stupisce. Quei bastardi di francesi ci tengono sotto pressione. Parlami del loro generale, il barone di Valois. Cesare ha convinto Re Luigi ad affidargli un intero esercito per sconfiggermi. La cosa mi lusinga. Dove posso trovarlo? È solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel Valois. Li stiamo ricacciando. Sembrano avvicinarsi, invece. Ma la situazione è sotto controllo. Sbarrate le porte! Bene, allora forse puoi darmi una mano. Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Perché non venite qui a dirmelo? Dovreste imparare il francese. Maschereste la vostra barbara mancanza di tatto. Potreste insegnarmelo voi! E io vi insegnerei a combattere, visto che sembrate saperne assai poco. La discussione è alquanto divertente. Ma arriviamo al punto. Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba. Ah! Venite qui, Bianca vuole sussurrarvela personalmente. Purtroppo un'altra signora non sarebbe d'accordo. Mio marito vi ucciderà tutti. Io ti ammazzo, cane di un francese! Calmatevi, per il bene di vostra moglie. Conoscete le condizioni? Vi attendo al mio campo all'alba, disarmato. E imparate il francese. Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia. Ti prenderò, pezzo di merda, figlio di puttana! Rapisci la moglie di un uomo e vai a nasconderti in una fortezza? Non hai niente fra le gambe, tranne un buco così profondo che arriva fino allo stramaledetto inferno! Come puoi aiutarla da morto? Raduniamoci e apriamoci un varco all'ingresso come facemmo all'arsenale. Ci sono più francesi da qui all'ingresso che nelle strade di Parigi. Allora scaleremo i bastioni. È impossibile scalarli. La mia Pantasilea saprebbe cosa fare. Forse questa è la fine. All'alba porterò i miei doni a quel codardo. Speriamo solo che le risparmi la vita. Ah, perché non ci ho pensato prima? Che cosa ho detto? Richiama i tuoi uomini negli alloggi, vi spiegherò tutto lì. Speriamo che sia una buona idea. Ci ritiriamo! Allora, hai un piano? Una volta dentro, i tuoi uomini possono sconfiggere le pattuglie del campo. Sì, ma... Soprattutto se le pattuglie vengono colte di sorpresa. Ma certo! Allora dobbiamo trovare alcune armature francesi. All'alba entreremo camminando. Ah! Ezio Auditore! Sei davvero un grand'uomo! Magnifico! Vado a cercare le armature. Le prenderanno i miei dai cadaveri. Poi partiremo da nord, per non destare sospetti. Ah, Ezio! Ricordati di ucciderli senza combattere. Le armature devono essere pulite. Dammi una di quelle armature da pervertiti. Tu non dovrai indossarla. Eh? Già, fa parte del piano. Tu ti arrendi a noi. Ti portiamo al cospetto del barone. Ah, già! E poi? Al mio segnale i tuoi uomini attaccano. Bene! Va a travestirti. L'alba è vicina. Mettetevi in formazione! Che venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italiana son excellence, le baron! Il veut se rendre! Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon! Ouvrez! Parlez français! À Firenze, conoscevo un paio di ragazze. Général Dalviano, alla fine anche voi avete visto la luce. Poche fesserie! Libera mia moglie!
Quanta spavalderia da un uomo nato senza alcun diritto! Almeno io sono onesto! E invece il tuo titolo è falso! Come vi permettete? Pensi che comandare un esercito ti faccia diventare nobile? La nobiltà è combattere al fianco dei tuoi uomini, non rapire una donna per vincere una battaglia! Dimostra che sei un uomo e libera mia moglie! Voi selvaggi non imparate mai. Circondatelo! Ezio! Devi salvare mia moglie! Sali sui tetti! Data di nascita 1448, professione generale francese. L'inaspettata incoronazione nel 1498 del lontano cugino Luigi XII procurò a Octavien, barone di Valois, un posto in prima fila tra i ranghi di Luigi nella campagna d'Italia. Il segretario del re annotava al tempo che il barone poteva contare solo su un addestramento teorico e su nessuna esperienza sul campo, e commentava: cosa non si fa per la famiglia? Valois incontrò Cesare e Juan Borgia quando i due si recarono in Francia per il corteggiamento della futura moglie di Cesare, Charlotte. I tre trascorsero un mese intero insieme a corte, dopodiché il barone partì per l'Italia. Le due parti si scambiarono diverse lettere cifrate, decrittate solamente di recente, in cui si discuteva dei loro progetti per l'Italia. Il re di Francia era spesso menzionato come complice di tali progetti. Il barone de Valois marciò con i suoi uomini su Roma nel 1500. Quale scopo non è ancora chiaro, l'unica cosa certa è che a quel punto Bartolomeo e i suoi lo attaccarono. Volevo solamente essere rispettato. Il rispetto si conquista, non si eredita né si compra. Forse avete ragione. Mi serve altro tempo. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace. Fantasilea! Ti prego, cerca di non sparire più. Senza di te ero perso. Davvero? Eppure mi hai salvata. Ezio ha escogitato un piano geniale. Non è così. È stata di vostro marito l'idea. Ah, sì? Tu sei il mio principe. Allora meglio che vada a meritarmi il titolo. Fatti onore. Vi ringrazio. Buongiorno, Ezio. È ora di fare una visitina all'amante di Lucrezia, Pietro. Ho già chiesto ai miei uomini di trovarlo. Molto bene. Ezio, se posso... Cosa c'è? Qualcuno ha avvisato Rodrigo di stare lontano dal castello. Machiavelli? Ne hai le prove? No. Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti. I Borgia sanno dove si trovano le nostre spie! Chi gliel'ha detto? Messer Machiavelli ci aveva chiesto delle nostre ricerche su Pietro. Ezio? Che cosa avete scoperto? Pietro verrà assassinato questa sera. Cesare ha incaricato il suo macellaio. Avete scoperto qualcosa su Pietro? È un attore e stasera sarà impegnato a recitare in una rappresentazione. Che cosa avete saputo di Pietro? Sarà appeso a una croce. Micheletto lo ucciderà con una lancia. Dov'è Pietro? Non saprei dirlo. Ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano. Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io. Senza i ladri della volpe, dovrò ricorrere alle mie reclute. Vi prego, io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia. Io sono vostro servitore e alleato.
Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Ah! Ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza. Volete uccidere me? Il vostro amico più fedele? Naturalmente no. Mi lasciate andare? Grazie, Cesare. Non ve ne pentire. Guardie, date a Micheletto i costumi di scena. Lucrezia è mia. E di nessun altro. Assicurati che non vengano commessi errori. Obbedisco, Cesare. Ah, sì. Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere. Il Colosseo. Sto cercando Pietro. Sta recitando sul palco, signore. Uno dei miei uomini vi accompagnerà. Ricordate, io indosso la giubba nera. Proteggetemi e attendete il richiamo di Pilato al centurione per colpire. Devo raggiungere Pietro prima di lui. Mio Dio! Mio Dio! Perché mi hai abbandonato? Diavolo, qual è la croce di Pietro? Udite! Udite come prega Elia di portarlo via con sé! Aspettiamo di vedere se Elia scenderà davvero a prenderlo. La mia sete è grande! La mia sete è grande! Sì, ma non berrai più! Data di nascita 1470, professione sicario. Braccio destro di uno dei più rinomati assassini senza scrupoli della storia, Micheletto era di solito l'ultima persona che le vittime di Cesare vedevano prima di morire. Nato a Valencia, in Spagna, crebbe insieme a Cesare, leggermente più anziano di lui e da sempre suo protettore. Micheletto non fu però soltanto l'assassino preferito di Cesare, egli era anche un condottiero al soldo di Cesare e giunse perfino a diventare governatore di Piombino. Ma bando alle ciance, un breve elenco delle vittime non vale più di mille parole. Giulio Cesare da Varano, signore di Camerino, e tre dei suoi figli. Alfonso di Aragona, duca di Bisceglie e secondo marito di Lucrezia. Oliverotto de Fermo e Vitellozzo Vitelli, strangolati contemporaneamente. Astorre Manfredi, signore di Faenza. Francesco Troche, segretario del Papa. E sicuramente molti altri di cui non si sa nulla. Micheletto era particolarmente abile nello strangolare le vittime e nel disfarsi dei loro cadaveri. Giuseppe, in buona fede, tutto è pronto. Se quel centurione dice che... Non salverai Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. Come promesso a Cesare... Ho fatto le cose per bene. Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. Chi è causa dell'ascesa al potere di qualcun altro è causa anche della propria distruzione. Fatelo scendere! Questo non c'era nelle prove! Trattenete le guardie! Ezio! Siamo qui per aiutarvi! Fermate le guardie! L'hanno avvelenato. Quel pallore. Cantarella. Bevete questo. Presto! Dategli un momento. Mi sento un po' meglio. Le sanguisughe vi guariranno del tutto. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. La chiave di Castel Sant'Angelo, subito! Di che cosa state parlando? Io sono solo un povero attore. Cesare sa tutto di Lucrezia e voi. Tenete. Va! Va, presto! Credevamo foste morto, Ser Ezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle mura. Lasciate che vada, aiuto le truppe.
Un momento! Tu eri a Villa Auditore durante l'attacco! Perché sei fuggito? Io... Sei tu il traditore, non Machiavelli! Lunga vita ai Borgia! Diavolo! Avevo ragione. Devo impedire alla Volpe di uccidere Machiavelli. Ho scoperto chi è il traditore. Cosa? Uno dei nostri uomini. Era alla villa durante l'attacco. Aveva con sé questa lettera. Mio Dio. Buone nuove? Più di quanto tu non creda. Ti sono di nuovo debitore, Ezio. Quale debito può esserci tra amici che si fidano l'uno dell'altro? Giusto. Grazie di avermi portato il messaggio in tempo. Vieni, Nicolò. È tanto che noi due non parliamo. So che alla rappresentazione al Colosseo c'è stato un fuori programma. Davvero? Pare che Gesù Cristo sia resuscitato con 3 giorni di anticipo. Volpe, come va a Roma? Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini e porta Claudia. Ora? Sì. La Asha e Waka Mutlak, bel Kulum Mumkin. La saggezza del nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Siamo assassini. Claudia, noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mario, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora, offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò! Ma sei proprio ciò di cui l'Ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida dell'Ordine degli Assassini. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore. Custode dell'Ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Nulla è re. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. Perché questo cambio d'idea? Ti ho sempre aiutato, invece. Sono stato io a portarti a Roma. Io ho causato l'esplosione che ti ha fatto fuggire dal castello. E chi credi che abbia inviato i mercenari a proteggerti al Colosseo? Solo non lo sapevi. Maestro Machiavelli, Cesare è tornato a Roma da solo. Si dirige verso Castel Sant'Angelo. Grazie. Allora? La decisione è tua, non mia. Niccolò, non smettere mai di dirmi come la pensi. Potrei mai ignorare l'opinione del mio consigliere più fidato? Uccidili, mentore. Finisci la tua opera. Ottimo consiglio. Un giorno scriverò un libro su di te. In quel caso, fallo breve.